Dunque, io partirei dal fatto che l'Italia non è necessariamente un paese per i giovani, per varie ragioni storiche e strutturali, a partire dall'età media, delle difficoltà, diciamo, di affermarsi in termini di autonomia, di accesso al mondo del lavoro. E proprio per questo nel 2011 è nato questo progetto Giovani Sì, che è la base su cui si innesta il Next Gen Festival. Pensate che da allora, attraverso 3 programmazioni europee, sono stati raggiunti 560.000 beneficiari e sono stati investiti circa 1,6 miliardi di euro, una parte di fondi europei, una parte nazionale, una parte anche regionale, tant'è vero che il presidente Gianni li chiama i fondi tosco europei. E grazie appunto a questo intervento la Toscana ha una politica concreta che aiuta i giovani nello studio, nella formazione e in tante altre attività. Quindi, come dire, un gesto concreto per cui un momento come quello di oggi diventa importante per riconoscersi e valorizzare tutti gli interventi, tutti gli strumenti e tutti i fondi che sono messi a disposizione.